Thank <tune> you. you mm -hmm.

Mm hmm Mm hmm thank mm -hmm. you thank mm -hmm. you Buongiorno, buon pomeriggio. Forse non mandare un no? Lasciamo la parola. In questi giorni abbiamo bisogno di loro. E loro di noi. In questo tempo così difficile ci manca il loro affetto, la loro esperienza, la loro vicinanza. Vorremmo abbracciarci, stringerci a loro per essere più forti insieme. Sono le nostre mamme, i nostri papà, i nostri nonni, i bersagli preferiti di questo virus che ci costringe a insegnare e a imparare nuovi modi di amare a distanza. Proteggiamoli così, senza lasciarli mai con le parole, con i gesti, con la spesa sulla soglia di casa, perché nessuna distanza può cancellare l'amore. Buongiorno, benvenuti. E... Grazie, un ringraziamento per chi ha collaborato con l'ufficio stampa a titolo non oneroso per realizzare questo video sugli anziani, sull'importanza del, del distanziamento sociale, perché per loro è particolarmente, ovviamente essendo una categoria fragile, particolarmente delicato e difficoltoso. Eh, oggi eh, siamo qui con il professor Brusaferro che conoscete, ma abbiamo un ospite che è il professor Palma, che è il garante per le persone private del diritto della libertà, che ha collaborato con noi e che ringraziamo per un'indagine che abbiamo fatto e che sarà il focus che faremo dopo l'andamento epidemiologico. Eh, sull'RSA sulle che come sapete in questo momento eh, sono in sofferenza quindi noi siamo andati a vedere e rilevare i loro bisogni eh, che, in un, che, eh, che sono illustrati in una survey di cui, eh, di cui vi parleremo intanto grazie ancora e buon lavoro ci vediamo dopo noi per le domande prego professore Buon pomeriggio, allora è la seconda giornata eh, che stiamo organizzando, per motivi logistici eh, è stata spostata al pomeriggio, venerdì prossimo cercheremo di ritornare al formato delle ore 12, eh, anche noi stiamo apprendendo trovando il formato migliore per poter comunicare eh, da una parte i dati ma anche per condividere insieme a voi quanto stiamo facendo. Consentitemi prima di tutto di ringraziare il professor Palma per essere tra di noi e un secondo ringraziamento veramente sentito è a tutto il personale dell'Istituto Superiore di Sanità. È un istituto che ha oltre 2000 persone, non posso citarle una ad una, ma questo momento si realizza grazie all'impegno di, di alcuni dei nostri... Professionisti, ma soprattutto tutti i dati che adesso vengo a presentarvi, io sono il portavoce di una macchina organizzativa eh, che lavora incessantemente giorno, notte, sabati e domenica. Allora vorrei veramente esprimere eh, il mio ringraziamento personale per il servizio che stanno facendo. Venendo ai dati, il primo dato, come vedete, è la famosa curva che ormai voi conoscete, sono dati che comunque trovate sempre nel nostro sito. È una curva, come vedete, è una curva che ci mostra sostanzialmente eh, i casi, vedete, più chiari sono le diagnosi, quindi sono in qualche modo i casi segnalati che risultano positivi in qualche modo ai tamponi e vedete che ci troviamo, siamo sempre in una situazione in cui la zona retinata ha dei dati instabili perché sono ancora in fase di verifica, certamente e probabilmente alcuni possono ancora arrivare, soprattutto come vedete più ci avviciniamo alla data odierna più ovviamente il dato è, è, più, è meno stabile, però come probabilmente questa incisura è legata anche qui a un ritardo di trasmissione, però come vedete in qualche modo ci troviamo in una situazione in cui sembra che stiamo arrivando come ci stiamo dicendo da qualche giorno a una specie di plateau, ecco, dobbiamo confermarlo però certo questo è un dato che ci dice che le misure stanno funzionando. Parallelamente anche la data inizio sintomi, come vedete qui la zona retinata arriva a questo punto, mostra in qualche modo un tema di plateau, anche questo è un aspetto interessante. Quando lo andiamo a declinare a livello del paese, il tema delle tre aree che abbiamo già declinato nelle sedute, negli incontri precedenti, rimane ancora attuale, come vedete, perché abbiamo delle aree a più alta circolazione e sono praticamente le aree del nord, come vedete delle aree con circolazione intermedia, con numero di casi eh, limitato, ma comunque eh, parliamo di migliaia, eh, qui invece parliamo di decine di migliaia, come vedete, e altri, altre regioni che invece sono ancora eh, con un numero contenuto di casi e quindi che possiamo definire a limitata circolazione. L'abbiamo detto altre volte, lo ribadisco, adesso quando vedremo rapidamente la circolazione in alcune regioni, il dato è non deve far, deve far mantenere alta l'attenzione in tutte le aree del Paese perché la scommessa certamente è che in queste aree, soprattutto dove c'è più bassa circolazione, la circolazione continua a rimanere bassa. Questo è in qualche modo l'obiettivo a cui puntiamo e questo rimane bassa se manteniamo le regole e gli atteggiamenti e gli stanziamenti sociali che in questo momento sono attivi nel nostro Paese. E questo vedete, vale sia per quanto il numero totale di casi, sia anche quando lavoriamo sul numero di casi per 100.000 abitanti, che in qualche modo rende in qualche modo confrontabili le varie regioni. E qui si vede ancora più chiaramente la divisione del paese con tre diciamo, scenari di eh, epidemiologia della diffusione delle infezioni. Quando entriamo nel dettaglio, anche qui questo si declina ancora più concretamente nei profili di ogni regione. Eh, questo è un elemento estremamente importante perché ci permette sia di declinarlo a livello regionale sia a livello provinciale e poi a livello micro se volete anche comunale. Eh, qui ovviamente ci troviamo comunque in una situazione che conferma, questo è il caso della Lombardia, eh, che vedete ha una situazione con oltre 40.000 persone, casi confermati e come vedete sostanzialmente anche in questo caso la curva mostra, indica in qualche modo una forma di decrescita in qualche modo della curva, però come vedete il numero di casi è ancora significativo, questo vuol dire che dobbiamo certamente continuare a lavorare e l'attenzione su questo. Quando ci muoviamo in una regione come il Veneto vediamo alcuni elementi eh, analoghi c'è una differenziazione probabilmente nel numero di tamponi, ma dobbiamo ricordare che la regione Veneto ha adottato un approccio ai tamponi più estensivo rispetto alle altre regioni e quindi il numero di tamponi positivi che vengono individuati è probabilmente anche figlio frutto di questo tipo di politica. Eh, Emilia-Romagna ci troviamo come vedete in una situazione analoga, comunque in una situazione di evoluzione di questo tipo. Quando andiamo verso il C, il, le Marche ci siamo detti ha avuto sempre un tema importante, soprattutto nella zona di eh, Pesaro, quindi al confine con l'Emilia Romagna, ma anche in questo caso vediamo in qualche modo dei dati che mostrano in qualche modo verso una decrescita. Ci troviamo poi adesso nel Lazio, nella Puglia, per dire altre diciamo, aree dove eh, circola, ma che comunque abbiamo un trend sostanzialmente consistente con questo tipo di dati. E la stessa cosa, come vedete, anche in regioni come per esempio la Sardegna o il Friuli, che però è importante guardare la scala, parliamo di numeri più contenuti rispetto alle altre regioni, ma vedete che la curva in qualche modo si declina in maniera analoga. Ecco, questo è il dato che abbiamo, vi ricordo ancora una volta la curva iniziale, quella, torno rapidamente indietro, giusto per avere chiaro il concetto, questa ci mostra sostanzialmente che siamo al plateau, questo vuol dire in qualche modo... Dobbiamo confermarlo. Arrivare al plateau non vuol dire avere conquistato la vetta e adesso è finita. Vuol dire che dobbiamo cominciare la discesa. E la discesa si inizia, può iniziare se continuiamo a porre la grandissima, massima attenzione a quello che facciamo quotidianamente. Vado avanti. Questo è il dato che trovate nell'infografica quotidiana: e in realtà non aggiunge molto, ci dice sempre di una prevalenza del sesso maschile e sempre di un'età media delle persone soprattutto più anziane, come vedete, che eh, colpisce soprattutto le persone più adulte. Questo vale anche per la mortalità, sono dati che confermiamo, ormai credo che anche voi, credo, siamo tutti diventati un po' esperti diciamo, di, nella lettura di queste tabelle, questa purtroppo è sempre una lettura triste, devo dire, per, per il tipo di, di eh, tributo insomma, che paghiamo eh, con i nostri Anziani, insomma, con la nostra parte di persone che purtroppo con questa epidemia sta perdendo la vita o ha perso la vita, ma il dato dal punto di vista epidemiologico viene confermato, come vedete, siamo comunque oltre quasi il 60%, sostanzialmente, vedete, 28 più, 28, eh, più 26, scusate, è ultra ottantenne, no? questo è un altro elemento estremamente importante che confermiamo. Quando andiamo a fare l'analisi dei dati per fasce di età, rivedete ancora una volta che. Sostanzialmente viene confermato che sostanzialmente gli uomini, soprattutto quelli più anziani, muoiono più delle donne e ancora una volta che la fascia di età che paga il tributo più alto è quella dai 70 anni in poi. La stessa cosa vale per le patologie, per le comorbosità, e come vedete, sostanzialmente, la, il 2% oggi fondamentalmente non ha riportato una patologia. Eh, la, eh, il 98% sostanzialmente è portatore di una patologia. I dati numerici non sono discrepanti rispetto, vi ricordo, rispetto al dato mortalità globale, perché queste sono cartelle cliniche, quindi sono informazioni di dettaglio cliniche. Ma essendo ormai un numero molto consistente, che è quasi vicino al migliaio, è evidente che rappresentano, sono un campione rappresentativo della popolazione, della popolazione che stiamo osservando. Questa è la prima parte della riflessione che volevo fare con voi, se mi caricate adesso la seconda parte, invece riguarda un approfondimento, grazie, l'approfondimento è un approfondimento in particolare per delle strutture che eh, sono un po' residenze socio-assistenziali, sono residenze per anziani, sono RSA, eh, è diciamo una grande categoria di strutture, eccola qui, dove ci sono eh, persone fragili, persone portatori di qualche disa di di disabilità o non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che vivono in queste strutture protette e che eh, sono per lo più anziani, non sono solo anziani, ma sono soprattutto in larghissima parte anziani. Ecco, questa indagine è stata fatta dai nostri ricercatori, eh, ne cito due, ma citando loro cito fondamentalmente tutto il gruppo che lavora con loro. Il dottor Manacore, che ha un po' coordinato la ricerca insieme al professor Onder, però questa ricerca è stata fatta grazie a una collaborazione già in atto precedentemente con il Garante nazionale ed è il motivo per cui abbiamo il piacere di avere tra noi il dottor Palma. Quindi è una collaborazione che nasceva da prima proprio per l'attenzione che questa istituzione e che tutto il nostro Paese pone a questo tipo di strutture e quando abbiamo cominciato qualche giorno fa a approfondire con un questionario è venuto naturale continuare questa collaborazione e declinarla in questo caso nella fattispecie specifica. Io quindi ancora una volta faccio il portavoce di un gruppo che ha lavorato e che ringrazio anche per il tempo e la tempestività con cui ha lavorato, ma nel ringraziare loro ringrazio anche tutte le strutture che hanno risposto anche in un tempo così difficile e impegnativo nel garantire l'assistenza a queste persone. Come vedete si tratta di una realtà molto diffusa nel nostro Paese un po' a macchia di leopardo se volete, ma in qualche modo le strutture sono un po' presenti in tutto il nostro paese e questo è coerente col fatto che abbiamo un'età media piuttosto elevata. Vanto per noi come paese, vanto del nostro servizio sanitario nazionale, ma in questo momento anche purtroppo queste popolazioni sono il target preferito per il tipo di infezione per questo tipo di virus e da qui l'importanza di focalizzare l'attenzione su queste strutture. In pochi giorni, come vedete, hanno risposto oltre 200 strutture. Quindi i dati che adesso vi presentiamo sono dati ovviamente di un campione, che andremo però a perfezionare progressivamente nelle prossime, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma l'attenzione che vorremmo porre oggi in questa conferenza stampa è proprio un'attenzione su come queste strutture siano estremamente importanti. E l'importanza viene anche declinata dal fatto che avete, avete visto sicuramente in alcuni dei decreti fatti a marzo eh, da subito era stato posto un limite all'ingresso delle visite in queste strutture proprio perché consapevoli del rischio che queste strutture, che un ingresso del virus in queste strutture poteva comportare. Come vedete sostanzialmente eh, in base ai rispondenti non sono ancora, come vedete, non sono totalmente rappresentativi, perché vedete in alcuni casi. Rappresentano percentuali anche limitate, però chi ha risposto sono queste, quindi in realtà risentono ovviamente di regioni come la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto, che sicuramente sono regioni ad alta circolazione, quindi certamente l'attenzione da questo punto di vista è importante. L'altra cosa è stato sostanzialmente valutare i decessi per tutte le cause dal primo febbraio. Questo non vuol dire che sono tutti decessi Covid, però vuol dire che intanto è un primo dato con cui confrontarci. Però è evidente che dove c'è stata alta circolazione, voi vedete, è più facile, c'è una mortalità più alta. La stiamo andando ad indagare, adesso poi nella prossima slide vi andremo a, eh, ad approfondire. La, e infatti qui vedete, in realtà quando si vanno poi a trovare i pazienti, troviamo in alcune strutture dei Covid positivi, eh, altri con sintomatologia simile influenzale. Le abbiamo ottenute in qualche modo separate perché. Perché non ricordia ricordiamo che dal primo febbraio comunque c'era il picco epidemico dell'influenza e quindi adesso dovremo approfondire esattamente meglio l'interazione. È altrettanto vero che con l'andare del tempo, con delle settimane, eh, il tipo di eh, sintomatologia. Che questo tipo di infezione provoca è molto simile a una polmonite, è una polmonite, scusate, non è molto simile, e che in realtà, ovviamente, una parte di questi decessi sicuramente è legata al Covid. Magari il tampone in quel momento non era presente, ma lo stiamo andando ad indagare in maniera più puntuale. Le criticità che emergono. Beh, le criticità che emergono ovviamente sono riferite, è un questionario che noi abbiamo sollecitato e abbiamo fatto attraverso le telefonate, sono difficoltà certamente nel reperimento dei dispositivi, sono difficoltà scusate, nel tararsi per affrontare questo tipo di infezione, eh, sono per esempio difficoltà legate al fatto che per esempio il, la dotazione organica andava in sofferenza perché in alcuni casi alcune persone potevano essere ammalarsi, alcuni professionisti, sono difficoltà anche a poter interagire con le strutture ospedaliere, ma parliamo di numeri molto più limitati, come vedete, e certamente per la loro struttura non è facile in quei contesti poter fare un isolamento come si fa in ospedale, perché sono tarate ovviamente per altri tipi di residenzialità. Da questo insieme di iniziative, da questo insieme di dati, quello che come dico stiamo approfondendo quindi man mano, un po' come è successo se vi ricordate con i dati sulla mortalità, progressivamente aggiorneremo, puntualizzeremo questo aspetto. Ma oggi la nostra attenzione era veramente nel porre attenzione a queste strutture, e fondamentalmente alcune iniziative per proprio specifiche, da una parte un decalogo per eh, come affrontare il Covid in queste, specifico per queste strutture. Dall'altra c'è una checklist che le, auto, che le aiuti a valutare sostanzialmente di cosa dotarsi o di cosa rafforzare nel momento in cui eh, devono confrontarsi con questo tipo di infezione. Dall'altra un corso specifico per loro in maniera tale da poter fornire anche via FAD a queste strutture con personale che vi ricordo è sanitario e sociosanitario, non, è, non sono sempre solo strutture sanitarie. L'altra cosa, i rapporti tecnici che oggi iniziamo a condividere assieme e poi dei supporti che diamo, eh, ovviamente, ferma restando l'assoluta la sovranità delle regioni nella gestione di questi aspetti, eh, in realtà, il nostro obiettivo come. Eh, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è quello di dare un supporto eh, laddove ci sia un bisogno di avere qualche chiarimento, di avere qualche... anche de delle informazioni piuttosto che dei bisogni di analisi e così via. E questo supporto avviene sia attraverso eh, il contatto per quanto riguarda la raccolta dati, ma anche attraverso dei consigli, grazie anche alla collaborazione con dei gruppi di infermieri e di varie società scientifiche. Che sono resi disponibili, esperti in questo tipo di tematica, e che si sono resi disponibili per affrontare il problema e per supportare, in base alla loro esperienza, quanto sta avvenendo. In sintesi, quello, il messaggio che vorrei lanciare è questo: eh, sono strutture importanti, ma sono anche strutture fragili che eh, in questa epidemia devono essere, avere particolarmente la nostra attenzione il nostro, il nostro, il nostro sforzo, e, e quindi in realtà. In base ai dati che abbiamo, in base alle esperienze che stiamo raccogliendo, credo che una speciale attenzione a queste strutture sia estremamente importante, perché va proprio nell'ottica di proteggere la parte più fragile della nostra popolazione. Io vi ringrazio intanto per questa attenzione e lascio la parola, non so se devo farlo io, la nostra detta stampa, ma faccio io. Lascio la parola al garante, che ringrazio ancora per essere qui tra noi. Bene, buongiorno, grazie, grazie professore. E direi che proprio l'ultima di queste affermazioni spiega il ruolo del Garante. No? È molto importante adottare una speciale attenzione nella prevenzione e controllo. Il Garante nazionale è organismo delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti in tutte le situazioni, dove anche di fatto si realizza una restrizione della libertà qualunque ne sia il motivo e proprio in questi giorni ha ricevuto dalle Nazioni Unite anche l'indicazione eh, del proprio controllo preventivo, dell'aiutare le altre istituzioni affinché i diritti di tutte le persone vengano eh, conservati e vengano tutelati. Il, io trovo che sia un punto di, importante per il nostro Paese che istituzioni di tipo diverso, l'occhio giuridico, l'occhio sanitario, in qualche modo siano insieme per esaminare una situazione nuova, condizioni nuove. E noi abbiamo da sempre, noi intendo dire come ufficio del garante, la geolocalizzazione di tutte queste strutture, una sorta di Google Map che ci permette di localizzarle tutte quante e questo ci permette poi di vedere esattamente, di interloquire con tutte quante le strutture, oltre anche a quelle. 2.556 che sono quelle poi di struttura diciamo, pubblico-confezionate anche con quelle di tipo, di tipo privato. Parliamo di numeri notevoli, sono a, a oggi sono 88.571 le persone che sono ospitate all'interno di queste strutture e il nostro contributo è quello da un lato alla comunità esterna di dire che eh, nonostante la difficoltà attuale, nonostante la difficoltà per le famiglie di vedere i propri cari, nonostante la difficoltà che le persone all'interno, soprattutto quelle disabili, hanno di non avere più quel contributo da parte delle famiglie che è un contributo anche stimolante dal punto di vista delle proprie capacità. Le istituzioni comunque sono presenti e possono essere eh, inviare un messaggio di garanzia a tutti quanti circa la cura che viene data alle persone, circa l'attenzione alle criticità e circa la capacità di intervenire. In questo senso questo è il contributo che dal punto di vista dei diritti noi ci sentiamo eh, di dare all'Istituto Superiore di Sanità controllando ad esempio che effettivamente siano effettivi i mezzi di comunicazione con le famiglie, controllando che gli strumenti anche a volte necessari dal punto di vista della coercizione, sia essa posturale, farmacologica eccetera, siano contenuti, limitati e, e regolarmente registrati e soprattutto controllando controllando che non si interrompa il legame che, lega, che tiene insieme diciamo, le persone che sono in quelle residenze con le persone che sono all'esterno, in qualche modo così esercitando in modo ampio il nostro compito di garanzia. Io mi fermo qui per darvi tempo proprio alle vostre domande eventuali. Grazie. Nel frattempo intanto è arrivato eh, Ranieri Guerra, che è membro dell'OMS, lo conoscete tutti. E volevo ringraziare l'interprete Susanna Di Pietra per, eh, che ci sta seguendo e anche Claudio Baglioni, che mi sono dimenticata di, eh, di citare prima, che ci ha eh, concesso la musica ai vecchi per il nostro video. Eh, non so se vuol dire qualcosa, Ranieri, oppure possiamo passare alle domande. Vuol dire qualcosa, dottor Guerra? O possiamo passare alle domande? Beh se, in tanti, innanzitutto grazie, eh, si torna sempre sul luogo del delitto, quindi <ride> essendo ancora un dipendente di questo istituto, anche se fuori ruolo, non mi fa altro che piacere che essere qui e dare una mano e sostenere per quanto possibile. Soltanto una notazione. Eh, quanto accade in RSA in casa di riposo è praticamente sovrapponibile a quanto avveniva. Quanto tuttora probabilmente avviene, per la circolazione di resistenza antimicrobica. Eh, ricorderete che c'è stata una campagna un paio d'anni fa, prima che venisse in qualche modo sotterrata da questa, da questa eh, emergenza massiccia, per riportare l'Italia, la peggiore performante insieme alla Turchia e alla Grecia in ambito europeo per quanto riguarda l'insorgenza di resistenza agli antibiotici, in, una, in un percorso virtuoso dove questo istituto si è speso in maniera particolare. Quindi credo che vediamo un po' oggi il, il concretizzarsi delle avvisaglie di rischio e di pericolosità che erano state date anche precedentemente. Quindi credo che il, il percorso ulteriormente è rafforzato dall'istituto su come prevenire, su come controllare le infezioni in ambito residenziale come questo, estremamente vulnerabile, molto fragile, con eh, soggetti ospiti che... Ovviamente abbiamo visto affetti da polimorbosità, da, da situazioni estremamente critiche dal punto di vista sanitario possono andare ad esitare, per cui certamente questa è la strada da intraprendere, recintando per quanto possibile eh, possibili sorgenti di, di infezione prima che, che facciano strage, perché di fatto questa è la situazione che abbiamo verificato in quelle regioni dove eh, l'epidemia ha impattato in maniera così devastante. Grazie. Grazie al dottor Guerra. Bene, che... allora passiamo alle domande, no? Sì. Okay. Eh, dunque, Paola Motta Sky Tg1, la prima. Grazie, sono di Sky TG24. <ride> eh, buonasera. Eh, allora, I dati che ci fornite insieme alla protezione civile ci dicono... Tutti noi italiani fino a dopo Pasqua dobbiamo rimanere a casa, rigorosamente a casa. Ma voi sapete che noi giornalisti siamo un po' impazienti. Si stanno delineando vari scenari, vari, eh, vari modelli. Uh, professor Brusaferro, in base alla slide che ci ha fatto vedere oggi e anche venerdì sulla uh, differenza geografica uh, dell'Italia, Ritenete eh, che possa essere riaperto il nostro eh, paese in funzione appunto delle tre aree geografiche di diffusione dell'epidemia? La, la seconda domanda viene da una dichiarazione fatta eh, in mattinata dal governatore eh, Fontana, che ha eh, parlato di un'azienda in grado di produrre 900.000 mascherine ma ha lamentato eh, la burocrazia del vostro istituto e l'ungaggini ecco, che non rendono eh, operativa questa produzione. Le chiedo quali criteri state seguendo appunto, per dare l'autorizzazione. Grazie. Beh, grazie delle domande. E sulla prima domanda, eh, ovviamente credo che sia una curiosità di tutti noi, eh, oltre che dei giornalisti capire come possiamo evolvere una volta che ci troviamo in una situazione eh, di curva eh, discendente. È chiaro che l'atteggiamento e le scelte che dovranno essere prese da parte di un comitato tecnico-scientifico suggerite, poi adottate certamente dalla, dalle autorità di governo, prevede che eh, Dobbiamo evitare che qualsiasi misura che venga presa porti la curva a risalire o porti a una situazione di eh, non controllo dell'epidemia. Questo intanto vuol dire prima di tutto dobbiamo capire con che velocità scende la curva, perché eh, prendere dei provvedimenti implica che tu hai raggiunto una certa soglia di contenimento e che poi vuoi mantenerla tra virgolette. Probabilmente oggi è difficile Immaginare un azzeramento nel tempo breve. E ovviamente questo vuol dire ragionare su come possono impattare diverse misure che si adottano. Vorrei però anche fare una specifica. Su questa tematica non è che c'è letteratura AIOSA in cui noi possiamo dire, prendo una meta analisi. Per chi non è ad uso con questi termini, un insieme di studi e ne traggo le conseguenze migliori di questi studi. Stiamo andando a individuare, a modellizzare, a ipotizzare scenari che finora non sono stati percorsi o non sono stati percorsi da paesi che hanno sistemi di governo analoghi ai nostri. Non a caso il nostro paese è guardato un po' come pilota anche nelle misure che stiamo prendendo. Allora io credo che eh, stiamo prendendo in esame varie misure possibili, eh, stiamo anche riflettendo capendo quanto la curva decresce, perché questo non è indifferente rispetto alle scelte che si possono intraprendere. E poi tutti assieme certamente il Comitato Tecnico Scientifico da un lato il governo dall'altro, ma poi anche è, un, è, un, è una scelta in qualche modo poi partecipata del nostro Paese, dovremo Cominciare a muoverci individuando quelle forme che ci consentano di, di riprendere delle attività, ma di fare in modo che alcune Aree più fragili o quelli che sono chiamiamoli trigger, cioè i, i, i moltiplicatori dell'infezione, vengano tenuti strettissimamente sotto controllo così da non diffondersi. Vedo che l'ufficio stampa mi guarda male, la sto no. facendo lunga. Quindi, no, scusate, <ride> eh, quindi in realtà eh, penso che potremmo essere un po' più precisi nel momento in cui vediamo quanto cala la curva, eh, certamente per essere molto concreti. Il tema che oggi su cui abbiamo focalizzato, che è le case di riposo, l'RSA, è uno di quei luoghi dove certamente dovremmo essere rigidissimi perché, come eh, lì, comunque, il tema è veramente critico perché veramente lì si concentra il target ideale del virus e quindi è quello da proteggere diciamo, in assoluto. Quindi, questo glielo posso Certamente non dipende da me la scelta, ma credo intuitivamente che sia abbastanza evidente che quello è il settore dove dovremmo essere strettissimi per molto tempo. Riguardo al tema invece mascherine, ecco, questo mi pare giusto e mi pare anche la ringrazio della domanda, perché mi consente di eh, fare eh, alcuni ragionamenti. Allora, il primo ragionamento è eh, come oggi è strutturato il sistema di autorizzazione. Un decreto recente, voi sapete, individua con due articoli, l'articolo 15 e l'articolo 16 le modalità per produrre mascherine. C'è un articolo 16 che è una innovazione sostanzialmente nel panorama normativo nazionale che consente di produrre mascherine eh, con potere filtrante, ma senza nessun tipo di autorizzazione. Quindi queste sono mascherine che si possono produrre si possono mettere a disposizione della popolazione e che hanno in funzione del potere filtrante che possono avere, possono avere un fattore protettivo di vario tipo. Poi c'è invece l'articolo 15. L'articolo 15 definisce vari tipi di mascherine. Le FFP2 e FFP3, che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, quindi non mi addentro nel significato delle sigle, che spetta all'inail autorizzare, sono mascherine a potere filtrante più elevato, soprattutto per diffusione erogena e che hanno praticamente una par loro particolarità, peculiarità nella protezione di chi viene esposto a determinati tipi di infezione. Poi ci sono le mascherine chirurgiche. Le mascherine chirurgiche a loro volta hanno, vari hanno tre tipi, ci sono quelle chirurgiche però che vengono, due tipi riguardano il personale sanitario, quindi hanno un potere protettivo particolare, sono quelle che tutti i sanitari adottano quando affrontano determinati pazienti. C'è poi un terzo tipo ancora che sono le cosiddette mascherine chirurgiche però per popolazione in caso di epidemia. Ognuna di queste mascherine, ognuna di questa tipologia ha una normativa internazionale ben precisa che fondamentalmente definisce quali sono degli indicatori di funzionamento, cioè la capacità di filtraggio, la capacità di non creare reazioni allergiche, Lo, la sto semplificando molto ma per rendere l'idea di che cosa parliamo. Allora è evidente che soprattutto laddove parliamo di capacità di filtrare i microrganismi, cioè di bloccarli, diventa un fattore decisivo per la sicurezza, soprattutto degli operatori e di chi è esposto a questo tipo di infezioni. Ed è altrettanto evidente che qualsiasi riconoscimento o autorizzazione deve basarsi sulla garanzia che questo potere c'è ed è testato in questa fase straordinaria, in cui il nostro Paese fa degli sforzi enormi, io sono veramente grato a tutti gli imprenditori e a tutte le aziende che stanno facendo un forte, uno sforzo straordinario per riconvertire la loro produzione, è chiaro che dobbiamo, da un lato, abbinare l'accompagnamento, il supporto a questo enorme sforzo di riconversione, che io credo veramente sia, non colgo ancora l'occasione per lodare, con parallelamente la garanzia che gli standard che garantiamo e che diamo alle persone che poi le devono vestire, soprattutto se sono operatori sanitari, sono tali da poterli effettivamente garantire. Allora, in questa situazione, quello che ha fatto l'Istituto ha raddoppiato nell'arco di 24 ore il personale che si occupa di, quest di queste tematiche, ha affrontato oltre. 800 pratiche sta affrontando e ha avuto più di 1000 quasi 1400 interlocuzioni con richieste di chiarimenti a cui è stata data risposta nell'arco di 24 ore. Ha avuto un'interlocuzione e dà un'interlocuzione quotidiana istantanea, non settimanale, istantanea, quasi in tempo reale, con le aziende dando loro le specifiche che debbono essere garantite per poter essere autorizzate ha anche valutato le prove che sono state presentate e le valuta continu continuativamente, e quando dico continuativamente dico sabati, domeniche, lunedì ed altri giorni, e ovviamente dà le indicazioni ai produttori per avere le prove che certifichino esattamente il core del problema, la capacità di filtraggio. Negli algoritmi che abbiamo attualmente elaborati in accordo col Ministero, con la Protezione Civile e con il Commissario Arcuri, Abbiamo previsto che sostanzialmente laddove ci siano delle prove che fanno pensare che funzioni, si autorizzano le ditte a produrre e si supportano, nel senso che si indicano o si danno delle indicazioni per acquisire nel più breve tempo possibile le prove definitive sui temi che ci sono, perché dobbiamo avere delle prove specifiche dal punto di vista microbiologico. Non possiamo accontentarci di proxy. Okay. Allora, in questo senso noi abbiamo fatto già fondamentalmente oltre 70-80 autorizzazioni a produrre in attesa che quanto prima ci vengano portate le prove tecniche di capacità di filtraggio dei microrganismi. Nel momento stesso in cui le riceviamo e sono coerenti con le norme uni e con le norme internazionali, noi ci metteremo un minuto, un'ora, a rilasciare l'autorizzazione, però nel frattempo il produttore può produrre. Aggiungo, oggi questa è la situazione, quindi le aziende che hanno avuto queste prove ce le hanno dimostrate anche grazie allo sforzo straordinario che sta facendo, stanno facendo le nostre università, allo sforzo straordinario che sta facendo il Ministero dell'Università, ma anche i magnifici rettori. Che stanno mettendo a disposizione i loro laboratori tecnologici e con cui siamo quotidianamente in contatto per standardizzare le prove. Velocizziamo, non appena abbiamo questo, lo facciamo immediatamente. Certamente non possiamo permetterci, e parliamo delle mascherine chirurgiche, di fare mettere in circolazione strumenti che non hanno le performance per cui sono stati richiesti. Aggiungo un ulteriore elemento. Questo non toglie che nel mentre arriva la prova, chiamiamola microbiologica, scusatemi il termine un po' approssimato, ma per rendere idea, queste mascherine possano essere fatte circolare come mascherine articolo 16, perché quello è assolutamente libero, non è soggetto a una normativa specifica. Quindi la preoccupazione nostra è certamente quello da una parte di rispettare gli standard internazionali non sono norme italiane, sono norme internazionali, l'OMS ha anche delle tabelle di conversioni, per cui gli americani le chiamano N95, cioè puoi chiamarle in vari modi, però sono norme internazionali e su quelle norme si basano anche i sistemi con cui noi raccomandiamo agli operatori di proteggersi. E l'altra cosa, certamente, per noi è fondamentale, è centrale garantire che gli strumenti di cui dispongono gli operatori sanitari, che ribadisco sono uno dei beni più preziosi in questo momento che abbiamo, rispondano esattamente a quegli standard su cui abbiamo costruito le evidenze. Noi siamo pronti, non appena abbiamo i risultati, a renderli immediatamente autorizzati e se hanno prodotto e hanno gli stock pronti, un'ora dopo il nostro fax, possono prendere i camion e distribuirli. Stiamo anche lavorando con le ditte per suggerire loro le aziende dove poter ottenere queste certificazioni. Chiudo ringraziando i nostri tecnici che stanno veramente lavorando, ringrazio però anche tutti quelli che lavorano, perché ci sono anche le aziende certificatrici che si stanno dotando, perché il nostro Paese ha dovuto dotarsi di queste cose, ringrazio i magnifici rettori e le università che si stanno spendendo per rispondere a questo, ringrazio ancora una volta i produttori perché riconvertirsi è un'operazione non facile e sebbene sembrino degli strumenti semplici, e in parte lo sono, ma dentro la semplicità c'è la garanzia della sicurezza delle persone. Bene, grazie. Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. Buongiorno a tutti, io volevo chiedere, il numero delle persone contagiate si basa sulle varie azioni intraprese dalle singole regioni in maniera... Molto disomogenea in alcuni casi, per la ricerca dei positivi. Credo che per capire l'effetto dell'epidemia dell sia necessario avere un quadro globale sulla diffusione. Ora, io mi chiedo come mai non è stato realizzato uno studio scientifico, una mappatura basata su criteri scientifici, eh, per individuare appunto il numero esatto, un po' sfruttando anche la rete dell'osservatorio influenzale. A riguardo vorrei chiedere un'altra cosa. Ogni giorno ci viene fornito il numero dei tamponi effettuati. Ieri credo fossero 424.000. Ma eh, possiamo dire che le persone a cui è stato fatto il tampone sono 424.000 o in quel conto rientrano anche i tamponi ripetuti, i tamponi fatti per verificare la, positiva, la negativizzazione di un soggetto? Insomma, sono 424, vado a ricordo, le persone singole a cui è stato effettuato il tampone o il numero è più basso? Grazie. Allora, parto dalla seconda domanda perché è più facile, <ride> poi eventualmente c'è il dottor Guerra che su questo, anche sulla prima domanda, è eh, certamente un esperto mondiale di, di questi problemi e quindi sono ben felice se poi vuole fare dei commenti. Il numero è la sommatoria dei tamponi, quindi non rappresenta le persone e questo può avvenire, quindi questo è un elemento indicativo quantitativo, ma è un, è un elemento anche dal suo punto di vista può avere eh, questo sistema di non rappresentare necessariamente 400.000 persone, potrebbe, sicuramente sono un po' di meno. Ma vede, quando lei vede quelle curve che le ho mostrato, quelle italiane, quelle sono le persone positive. E quindi quello le dà un'idea, la prima curva che vi mostro, no? quella che proiettiamo, quella dà l'idea di quante persone sono risultate positive. La sommatoria di quelli, quelli le dà i tamponi, non il numero di tamponi, ma il numero di persone positive. Okay? Questo le dà, può fare un proxy, se la, se la vuole proiettare, in qualche modo si può calcolare. Sulla prima domanda, eh, questo è un tema molto importante, è un tema che però eh, stiamo, affront che stiamo affrontando ma un tema che per essere affrontato ha bisogno di alcuni elementi di chiarimento. Uno, fino ad oggi i tamponi, sono che sono come avete visto un numero limitato, per cui oggi non abbiamo una disponibilità infinita di tamponi, sono stati eh, proposti e raccomandati alla popolazione più a rischio sostanzialmente, o a quella che aveva maggiore probabilità di essere positiva, o che aveva, era straordinariamente importante testare vi per evitare la diffusione. Questo è un primo fattore limitante, per cui fare indagini campionarie su popolazione aperta quando hai un numero limitato di tamponi è un po' difficile onestamente, primo elemento. Secondo, dobbiamo, per poter fare indagini di popolazione servono dei test invece un po' più rapidi, non dimentichiamo che il tampone comunque ha dei tempi lunghi per essere fatto. I test un po' più rapidi mediamente utilizzano la presenza di anticorpi, ovvero sia vanno a cercare... In popolazione aperta, se ci sono soggetti che hanno sviluppato una difesa immunitaria all'infezione e quindi cercano degli anticorpi, non entro nel dettaglio, e laddove c'è una persona con degli anticorpi e non è portatrice del virus, stimi che quella persona si sia infettata durante l'epidemia, abbia superato l'infezione e molto verosimilmente è immune. Questo ti dà l'idea di quanto ha circolato nell'infezione. Il presupposto per fare questo è avere i test per gli anticorpi che in qualche modo oggi non sono ancora, si stanno come vedete, credo che ogni ora voi stessi come soprattutto le agenzie di stampa rilanciano nuovi kit, nuovi prodotti, la stessa MS credo abbia centinaia di prodotti in esame, eh, ogni paese, ma anche l'Italia devo dire, è ricchissima di iniziative in questo senso, però mettere a punto uno test standardizzato vuol dire poterlo fare su, su un numero consistente, migliaia di persone estratte a caso a livello nazionale, nel territorio nazionale, applicare questo test che sia abbastanza rapido e sia soprattutto affidabile. Ora, questa è una fattispecie che cominciamo a vedere come verificabile, anche se non è ancora, sono test che si possono fare così in maniera facilissima, però diciamo che cominciamo a mettere a punto dei sistemi e stiamo pensando di fare questo tipo di indagine. Lei dirà perché non l'abbiamo fatta prima? Semplicemente perché non avevamo la tecnologia, stiamo mettendo a punto la tecnologia per poterlo fare. Ma lascerei magari al dottor Guerra se vuole fare qualche commento. Sì, ehm, per darvi un'idea, eh, lo, lo studio della circolazione del virus eh, con la tecnologia che abbiamo si basa su una fattispecie retrospettiva, cioè cerchiamo oggi quali sono gli anticorpi nella popolazione che sono stati maturati nel corso dei 20-25 giorni precedenti, successivi all'esposizione al virus. Questo perché sappiamo che un, un discreto, un ottimo, diciamo, un ottimo numero di persone che vengono a contatto col virus comunque non sviluppano patologia clinicamente rilevante, sono o completamente asintomatici o paucisintomatici al punto che non vengono registrati dal sistema se non, se non sono tamponati. E i tamponati, come, come sapete, seguono le linee guida delle organizzazioni internazionali, cioè casi, casi conclamati, casi sospetti e contatti. Quindi questo, questo è, il, è il punto cruciale. Um, cercare di capire qual è, la, qual è stata e qual è la circolazione del virus è fondamentale perché ovviamente queste sono persone che hanno sviluppato un'immunità e che quindi in linea del tutto teorica, perché anche qui non abbiamo conoscenza approfondita e, e finale, sono immuni dalla recidiva e dalla uh, reinfezione. Quindi al di là di tutto... Abbiamo una popolazione che l'Imperial College ha stimato in qualche, in qualche milione di persone che probabilmente non ha eh, necessità di essere isolata o quarantenata con lo, con lo stesso rigore con cui viene quarantenata la popolazione in presunzione di contagiabilità. Quindi questo è il punto, è il punto fondamentale. Qual è, eh, qual è la problematica? Non abbiamo dei test, eh, dei test certi, nel senso che l'affidabilità. Sulla, sulla uh, capacità di identificare i negativi è molto elevata, sulla capacità di identificare i positivi, cioè quelli che hanno un anticorpo, è relativamente bassa, dell'ordine del 60-70% nei casi migliori. Quindi, non sono test affidabili per quanto riguarda una diagnosi e per quanto riguarda. Procedure eh, protocollate di reinserimento al lavoro, per esempio, o di, o di eh, esenzione dall'isolamento. Dall Però ci possono dire qualche cosa, ci possono dire se effettivamente la circolazione del virus è stata così elevata come certi modelli suggeriscono. Nel momento in cui questo venga verificato, sarà necessario avere i protocolli specifici che usano il test diagnostico, quindi o il tampone o l'estrazione di RNA virale per cercare di capire se queste persone sono ancora contagiose, possono disseminare ancora il virus e quindi debbano essere quarantenate, debbano essere isolate in modo tale che non possano diffondere eh, il contagio ulteriormente. Quindi questo è, un po', questo è il ragionamento eh, alla base. Eh, ci sono almeno 250 test che sono stati portati alla prequalifica OMS. La prequalifica che cos'è? È una verifica dell'incartamento, una verifica della dei test di laboratorio che il produttore affida all'organizzazione internazionale per essere prequalificati, quindi in una situazione di emergenza per entrare nella disponibilità degli stati membri che possono voler utilizzare. Il malinteso nell'utilizzazione di questi test è che possono portare a diagnosi e quindi possono essere utilizzabili per uno screening di massa per capire chi è infettivo, chi è contagiato oggi. Non è così, noi sappiamo quello che è avvenuto dalle due alle tre settimane precedenti, perché lo sviluppo anticorpale questo dice. Eh, I test sono in grado di identificare anticorpi che si formano con il tempo, quindi dai 15-18 giorni fino ai 25 giorni successivi all'esposizione al virus con una maturazione progressiva per cui i test migliori che abbiamo a disposizione identificano il 60% circa della popolazione che è stata esposta dopo 15 giorni, l'80% dopo 20 giorni, vicino al 100% dopo un mese, quindi grosso modo questa è la Sequenza temporale, quindi capite bene che siamo in attesa anche qui di tecnologia, di tecnologia diversa che ci permetta di fare qualcosa di, eh, di più aggressivo, se volete, di più invasivo e che permetta una conoscenza migliore dello stato dell'arte in tempi reali piuttosto che retrospettivamente per riuscire a capire il cumulo di esposizione, però è una. Eh, è una verifica importante, una verifica che è stata dibattuta all'interno del Comitato Tecnico Scientifico e che presumibilmente porterà ad una raccomandazione per gli organi di governo nel, nel brevissimo spazio di tempo. Bene, grazie Angelo Amante Reuter. Buonasera, avrei due domande, la prima riguarda questo tema di cui abbiamo finito di parlare adesso, sappiamo che in Veneto questa sperimentazione dei test sierologici sarà avviata a breve secondo quello che è stato detto, quindi se capisco bene secondo voi questo comunque non è sufficiente, non sarebbe sufficiente a poter dire questa persona può eventualmente tornare al lavoro, può tornare alla, alla sua vita insomma? di tutti i giorni liberamente senza che ci sia il rischio che possa essere contagiosa, chiedo appunto se è così la seconda domanda riguarda um, quello che succederà ecco, in futuro, um, abbiamo letto un'intervista con lei su Repubblica, professor Brusaferro, nel quale lei faceva riferimento a questo uh, sistema dello stop and go cioè il fatto che si possa a un certo punto, quando appunto la curva sarà scesa, uh, arrivare a una situazione in cui si dovranno fare delle scelte sul futuro e L'ipotesi ecco potrebbe essere quella, se capisco bene, di riaprire per poi richiudere. Volevo appunto avere la sua, la sua opinione su questo, se questa è effettivamente una strategia percorribile, è differente rispetto a quella di chiudere e poi riaprire tutto in una volta e, e basta, prima tutto finisce. Grazie. Bene, parto dalla prima domanda. Allora, lei ha usato una parola secondo me eh, magica e credo chiave nella realtà che stiamo vivendo, la parola sperimentazione. Io credo che la creatività e anche la capacità scientifica del nostro Paese fa sì che colleghi un po' in tutto il Paese e anche alcuni che lavorano fuori dal nostro Paese stiano cercando di dare il loro miglior contributo per risolvere il problema e io credo che tutti i contributi sono sempre benvenuti anche perché soprattutto quando i contributi diventano sperimentazioni e vengono condotti con metodo scientifico sperimentale aiutano a capire quali sono gli strumenti più efficaci per raggiungere gli obiettivi che tutti vogliamo raggiungere. Certamente tutti noi eh, certamente vorremmo prima di tutto avere un vaccino, perché col vaccino eh, certamente questo aiuterebbe a risolvere alla radice il problema. Sappiamo però che il vaccino non è dietro l'angolo, ce lo siamo detti ormai molte volte e quindi dobbiamo cercare degli strumenti che ci aiutino a guidarci nelle scelte che faremo. Uno strumento come quello di testi erologici affidabili che ci, dà, eh, la, 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 il fatto, che ci segnala il fatto che una persona è immuna o non immune, certamente è uno strumento importantissimo, che prima avremo meglio è, ma oggi, come diceva prima anche il dottor Guerra, non abbiamo. Quindi tutte le sperimentazioni, tutti gli scenari che si vanno a percorrere per arrivare lì sono assolutamente benvenuti e tutti noi siamo da ricercatori attentissimi a valutarli, a conoscerli e quando validati ad adottarli. La domanda stop and go, in realtà in quell'intervista, eh, la ringrazio per averla letta, è, eh, era una delle misure che si stanno adottando, che si stanno studiando a livello internazionale. Non dimentichiamo che è un problema italiano, l'Italia è il primo paese che forse si trova ad affrontare questi aspetti: nel senso che più avanti nella, nella maturità dell'epidemia, e quindi viene guardata da tutti, tutti ci stiamo pensando, tutti stanno valutando varie strategie. Non è detto che quella sia la strategia, l'avevo citata dicendo che alcuni colleghi inglesi stavano lavorando su questo modello. Ma a questo, detto questo, e questa è una delle strategie, altre possono essere immaginate. Detto questo, però, credo che eh, torno alla domanda prima che ha fatto la dottoressa, ovvero sia, stiamo valutando vari modelli, non c'è la ricetta magica. Dobbiamo mettere insieme tutte le nostre conoscenze scientifiche, ma anche tutta l'esperienza e diciamo, la tradizione che la sanità pubblica italiana eh, ci ha consegnato attraverso i nostri maestri. Che colgo l'occasione per ringraziare, alcuni sono ancora vivi e devo dire grazie a loro credo oggi l'Italia può affrontare anche questo tipo di sfida e troviamo quel mix di misure che ci consenta di tenere bassa la curva e non farla ripartire. Ok, Vorrei inserire una domanda che ha inviato Mauro Evangelisti del Messaggero che non è presente, una diciamo, a conferenza la teniamo e dice vari studi ipotizzano che in Italia e in Europa i positivi siano molti più di quelli trovati con i test. Alla luce di questo, quali precauzioni andranno prese quando si deciderà di rimuovere gradualmente le limitazioni? Test a campione? Test sugli anticorpi per capire chi è immunizzato? Tracciamento dei pazienti? Limitazioni solo a determinate fasce di età a rischio? Un po' è stato risposto, ma se volete completare volete aggiungere qualcosa per evangelisti? una battuta, poi lascio caso mai al dottor Guerra che ha l'overview globale come membro del board del direttore generale dell'OMS. Spero di aver letto giusta la definizione. Sì. <ride> eh, probabilmente molte delle cose che il dottor Evangelisti ha citato sono degli strumenti importanti. Certamente una fase successiva deve passare per alcuni principi importanti. Proteggere le fasce deboli l'abbiamo già detto intercettare più rapidamente possibile le persone positive per cercare di contenere alla, alla fonte no? a, a, il tipo di infezione e tutti gli strumenti che ci aiutano a fare questo certamente sono importanti. E il test dei positivi e negativi sì quando ce l'abbiamo o quando ce l'avremo e quindi non c'è una strategia, dovremo probabilmente in una prima parte immaginare di lavorare con delle approssimazioni perché in attesa di avere i test o di avere altri strumenti che ci consentano di fare questa cosa. Quindi non c'è una risposta standard, c'è molti strumenti e come spesso sappiamo in sanità pubblica non c'è mai un fattore che determina tutto, ma sono sempre multifattoriali e molti strumenti. Grazie. Daniele Petraroli, TG2. Io ne avrei un paio, eh, allora c'è una grande incertezza ancora sui decessi, sui numeri reali dei decessi. Non credete sia opportuno andare a valutare per una stima il numero medio di decessi in un singolo paese nello stesso periodo dell'anno e vedere come si comporta? Perché abbiamo visto sia Bergamo sia altri paesini della Bergamasca in cui è enormemente più alto rispetto ai morti mh, che sono stati eh, attribuiti al Covid. L'altro è sulla comorbidità. Io ho visto alcune, alcune patologie che sono assolutamente diffusissime, ma c'è una correlazione, per esempio l'ipertensione o eh, i scompensi cardiaci che avendo una mh, popolazione molto elevata abbiamo. Mh, veramente diffusa. C'entra qualcosa veramente poi con la morte oppure la stiamo mettendo lì come per cercare di dire, vabbè, ma tanto eh, la gente non sta benissimo? Grazie. No, parto subito dalla seconda domanda perché non è proprio così. È, è chiaro che eh... Qui c'è anche il professor Onder nell'uditorio, eventualmente se dovessi eh, dire delle imprecisioni, eh, lui da geriatra sicuramente è sicuramente la persona che può rispondere anche clinicamente in maniera più appropriata. Eh, noi nel, tras nel trasmettere il dato diamo ovviamente, censiamo le patologie da cui le persone sono affette. Ma quando voi avete visto nella tabella, avete visto che parliamo di polipatologie, che più del 50% ha più di tre patologie. Ora il problema non è l'ipertensione, eh, il problema è un insieme di patologie che rendono la persona più fragili e come ci siamo detti nel passato è una persona che probabilmente eh, aveva una vita eh, diciamo con cui, a cui aveva delle patologie a cui faceva fronte anche grazie a farmaci, a trattamenti. Però, in una, in una persona con degli organi o comunque degli apparati in parte compromessi, la, il sopraggiungere di un'infezione che si manifesta in, un, in, una, in una polmonite impegnativa, eh, tenendo conto che poi gli anziani hanno un sistema immunitario un po' più depresso, si traduce in una più facile scompenso e, e difficoltà a compensare lo sforzo a, a contrastare l'infezione detto in maniera, se volete, molto semplificata. Quindi il problema non è l'ipertensione in sé, il problema è che l'ipertensione si inserisce in una serie, un quadro patologico, polipatologico, e la capacità quindi di rispondere, tant'è che lei lo trova meno, per esempio, nei pazienti più giovani, che dove l'ipertensione comunque è presente. Sulla stima dei morti, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, eh, è vero, è, è verosimile che abbiamo una sottostima rispetto ai morti riportati. Noi oggi lavoriamo, riportiamo anche quella della protezione civile, le persone che hanno una sono morte vengono segnalate con un tampone positivo. Non a caso, quando avete visto i dati riportati per l'RSA abbiamo messo da un lato il dato Covid positive, dall'altro sintomi simili influenzali che non possiamo tu cura attribuire ma che da, soprattutto da una certa data in poi è verosimile, possono essere state polmonite causate da Covid, non testate con tampone. Quindi quello è un approfondimento su cui stiamo andando. L'altro approfondimento, e qui voglio ringraziare anche Istat, il suo Presidente, il Professor Blangiardo e tutta, tutta l'Istat, stiamo lavorando con loro per mettere a punto una stima più precisa di questo. Come vi ho sempre detto, come istituto noi cerchiamo di uscire quando abbiamo dati consolidati. Quindi non ci lanciamo in ipotesi, che sono importantissime anche lanciare ipotesi perché poi ci aiuta a capire, a, a sviluppare no? anche criticamente le cose che dobbiamo fare, però noi siamo l'organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale e quando noi usciamo con i dati questi dati sono solidi. Oggi vi ho dato un'anticipazione, però come avete visto non abbiamo fatto associazioni, lo stiamo indagando, con ISTA stiamo lavorando penso che nei prossimi giorni potremo dare una dimensione più precisa della, della stima quindi state lavorando su questo? Sulla stima, sì, è un, è un evento che abbiamo previsto, soprattutto laddove che sappiamo essere avvenuto, non sappiamo però dimensionarlo, laddove i morti sono morti a casa probabilmente non c'è una cartella clinica eh, laddove sono morti magari in alcune case di riposo magari hanno testato alcuni, altri no eh, però è una stima che dobbiamo fare in maniera precisa, avere nel momento in cui presentiamo un dato, non posso dire 50 o 100, dobbiamo dire un numero che sia credibile, che sia valido. Certamente quelli che vengono riportati sono decessi con tampone positivo. Sappiamo che questo intercetta una larga parte, ma non tutta la parte. Bene. Simone Costa la 7. L'altra volta ci aveva parlato di un picco che ancora non era stato raggiunto, ma che era prevedibile a giorni. Abbiamo un'idea più precisa rispetto a questo picco, quando ci sarà, eh, rispetto agli altri, eh, altri giorni ci stiamo avvicinando, immagino. Un'altra cosa invece sui detenuti: eh, nei giorni scorsi ci sono state delle rivolte, alcune hanno portato delle, insomma, de de delle vittime. Qual è attualmente la situazione nelle carceri anche per i detenuti che chiedevano visite che sono state immagino sospese per evitare di portare all'interno eh, il, il virus? Grazie. Allora rispondo alla prima domanda, poi lascio al dottor Palma, che credo sia la persona ideale per dare qualche informazione. E in parte le ho risposto con la prima slide. Arrivare al plateau vuol dire arrivare al fatto che la curva si appiattisce. Noi auspichiamo che questo sia il picco. Adesso vorremmo vedere che questo plateau si trasforma in una curva discendente. Okay? Lo vediamo in alcune previsioni, però le avete viste, sono quelle parti retinate che ritiniamo apposta perché vogliamo essere sicuri che, non ci, sicuri che non ci sia un ritardo di notifica o qualcosa del genere. Quindi, come ci eravamo detti, verosimilmente in questo siamo, dire siamo arrivati al plateau, vuol dire siamo arrivati al picco. Non sarà lo spike di una giornata, ma si stabilizza in alcune giornate e poi ci aspettiamo che cominci a calare. Eh, credo di averle risposto. Diciamo, siamo nella, siamo arrivati, diciamo che il picco della montagna non è una, non è una, cioè non è una punta dove c'è un metro quadro, è, una, è un pianoro e adesso dobbiamo scendere dall'altra parte del pianoro, ecco, per capirci. Dobbiamo essere anche molto cauti, però, eh? dal pianoro potrebbe anche ripartire la risalita se, se, se molliamo. Quindi bisogna essere molto attenti: il pianoro non è il punto d'arrivo, bisogna cominciare a scendere. Perché se molliamo, dal pianoro può ripartire. Eh? Okay. Va bene. Allora, eh, Claudio Acusani. Sc no, no, scusi, <ride> I detenuti. Ah. Eh, avevo... il numero di persone detenute attualmente risultate positive a seguito di test il fatto è estremamente contenuto, siamo sotto dei 20, delle 20 persone, quindi siamo in un numero molto ristretto. Però il problema è potenzialmente molto, molto pericoloso, molto in grado di esplodere, soprattutto perché se non si realizza una possibilità di allentamento del numero delle persone detenute all'interno degli spazi esistenti non ci potranno essere delle situazioni di effettiva separazione degli uni degli altri, di effettivo isolamento degli uni dagli altri e questo ha riflessi per le persone detenute per le persone che lavorano e anche per la comunità esterna, perché andrebbe per a ricadere poi fortemente sulla comunità esterna, quindi non ci deve accontentare il numero basso attuale, ma va trovato, diciamo, una modalità per io uso il termine allentare, cioè diradare la densità, diciamo, del numero di persone all'interno delle attuali istituzioni. Quanto alle Rivolte che ci sono state nelle settimane scorse, lì c'è stato anche un elemento della doppia ansia, l'ansia che ha ognuno di noi unita all'ansia di chi si trova in situazioni chiuse e ristrette, unita ad una circolazione di comunicazione che era un po' amplificava i provvedimenti. Il provvedimento in fondo che si andava ad adottare era soltanto quello di sospendere le visite dei propri, dei propri parenti, però questo era stato annunciato come chiusura totale di tutte le ipotesi e sa, è molto difficile quando uno sente Giustamente in televisione eccetera che dobbiamo mantenere un metro di distanza tra di noi, che dobbiamo avere accesso a prodotti detergenti in continuazione e la distanza è di un centimetro invece di un metro, è facile che le cose esplodano. Come poi sono esplose, questo è assolutamente da condannare gli episodi di violenza, ma la ragionevolezza, la, la razio dietro dell'esplodere non ci può molto stupire. Bene, allora grazie. Eh, Claudia Fusani di Tiscalinius. Salve, buongiorno. Io faccio queste domande in punta di piedi perché, A, ah, non è materia mia e poi stiamo parlando di morti. Allora, io ho, ho trovato, ma è sul sito del Ministero della Salute, questo report che, eh, che parla, praticamente, cioè praticamente è la stima delle, del, delle morti negli anni. Si chiama Andamento della mortalità giornaliera SISMG. Eh, questo andamento in alcune città italiane a Campione sono circa 13, se non sbaglio, in relazione all'epidemia Covid. È l'ultimo report che ho trovato sul sito, primo febbraio 21 marzo. Ora in questo report, ehm, che ripeto è pubblico è sul sito, ci sono varie tabelle. Ce n'è una che riguarda le città del nord e nelle città del nord chiaramente a marzo, tra fine febbraio e marzo, c'è un picco altissimo. Dopodiché però se si va a vedere le città del centro sud siamo addirittura... Non dico in media con gli altri anni, ma sotto la media, perché eh, io perlomeno questo leggo, però io ho, ho detto in premessa, faccio questa domanda in punta di piedi Quindi da quello che capisco è che c'è chiaramente un'emergenza al nord è evidente, e comunque è in tutte le mappe, però c'è una situazione di come dire, trend normale nel centro-sud. Prima domanda, quindi so, tutte quelle di numeri. Seconda domanda, perché qui adesso eh, come dire, tutti fanno tabelle, statistiche, eh, credo che noi ci dobbiamo rivolgere a voi in quanto siete l'Istituto Superiore della Sanità. Quindi c'è questo, questo Imperial College, famosissimo, che è già stato chiesto prima, perché gli italiani hanno un 9,8 di contagiosità, la Spagna 15 e gli altri paesi europei 1,2-0,9? E infine c'è l'istituto Eunaudi che comunque ieri ha stimato l'azzeramento eh, possibile tra il 5 e il 16 maggio. Quindi vi chiedo delle risposte su questi tre, tre numeri. Grazie. Allora, forse la prima domanda è più facile rispondere, alle altre due in parte abbiamo già risposto prima, ma cercherò di dare una risposta. Ma c'è anche il dottor Guerra che eventualmente può fare. Eh, appunto nella sua posizione global avere una chiave di lettura di tutte queste eh, proiezioni, studi, analisi. Allora, sul dato di mortalità, il dato che è riportato è un dato di analisi che fa parte di un progetto del, del Servizio Sanitario Nazionale e fa parte un po' di quella metodologia che stiamo adottando quando rispondendo al collega dicevo stiamo lavorando anche con Istat perché chiaramente il punto è andare a confrontare le curve andare a vedere gli eccessi di mortalità in maniera puntuale immagino nelle zone più colpite allora io credo che è un dato diciamo per quanto drammatico ma è un dato che ci aspettiamo, che in alcuni comuni della Lombardia, del, dell'Emilia, in parte del Veneto ci sia una morta, un eccesso di mortalità rispetto agli anni precedenti, c'è sicuramente. Il problema è stimarlo, il problema è capire la dimensione. Oggi noi intercettiamo, come dicevamo prima, una parte dei morti perché hanno determinate caratteristiche, sono più facili da intercettare altri tipi di morti, tipo a caso in contesti magari dove non sono stati fatti i campioni, non li intercettiamo immediatamente con i sistemi e dobbiamo incrociare basi dati diversi e lì il punto della stima, ed è lì il motivo per cui ho detto usciremo con delle stime appena abbiamo un incrocio sufficientemente valido lo studio di cui lei parla è uno studio molto valido che sta monitorizzando nel tempo e che mostra questo dato sì. al momento allora, sul post sotto posso farle alcune ipotesi, perché lei potrà parlare anche con altri colleghi. Eh, le faccio un esempio: la traumatologia stradale in questo periodo probabilmente è azzerata, no, mo molto banalmente. <ride> Quindi, altri tipi. Sì, vuol dire, è un effetto, se volete, paradosso, ma anche benvenuto per certi aspetti. Nel male della, della, della chiusura, determinate patologie o determinate altre cose sono molto meno presenti. Ed è evidente che. No, vuol dire non sono numeri enormi, però è per fare una battuta. Che mostra come determinati tipi di rischio che normalmente viviamo, provate a pensare, gli incidenti da abuso alcolico del sabato sera non ci stanno. Al limite qualcuno si prenderà anche la sbronza, ma se la prende a casa sua e rimane lì punto tra virgolette. Quindi non viaggia, non, non, non va in macchina, non mette a rischio. Quindi faccio solo un fenomeno che sicuramente andremo a censire quando questa storia sarà finita. E così possiamo immaginare anche per altre cose. Oggi anche l'accesso ai pronti soccorsi è molto limitato se non hai proprio un'esigenza un forte che ti richieda immediatamente un intervento. Giustamente le persone preferiscono aspettare di gestirsi fin dove possono gestire il problema con il loro medico di medicina generale. Sono effetti che noi stiamo misurando, che sono anche intuitivamente, eh, credo, nell'esperienza di ognuno presenti e che probabilmente giustificano. Ma il dato più grande è che, mentre in alcuni comuni del nord, in alcune zone del nord, è evidente, eh, l'abbiamo visto nelle mappe, la circolazione del virus è alta, e d'altra parte il numero degli infetti, il numero dei decessi non è un numero di poche decine, parliamo di migliaia, è evidente che in quelle città, in quelle aree, eh, la mortalità è cresciuta sicuramente. Eh, significativamente rispetto a una stagione analoga, anche perché ricordate che, soprattutto a marzo, siamo fuori dalla curva influenzale. Questo è l'elemento. L'altro tema sono eh, le proiezioni. E fa parte un po', forse l'ho detto prima in maniera, se volete, più diplomatica o gentile. Io credo che sia importante che istituzioni scientifiche, centri studi, eh, autorità accademiche, gruppi di ricerca, scienziati che bravissimi nel modellizzare con modelli matematici, fisici, proie... Tutto, sono tutte cose importantissime che contribuiscono all'aumento della conoscenza. Eh, il punto però è che i modelli che noi andiamo a sviluppare o che dobbiamo sviluppare per adottare delle scelte di sanità pubblica devono tenere conto di questi fattori, ma tutti i modelli partono da alcuni assunti. Ovvero, sia, io presuppongo che la realtà si evolverà in questo modo. Okay. E presuppongo che si evolva esattamente come io lo, lo, lo propongo nel modello. Questa ovviamente è una forza del modello perché mi permette di capire come andrà, è una debolezza del modello perché assume che tutti facciamo quello che il modello prevede e che non sempre si verifica nella realtà. Allora, io personalmente credo che poi ci sono alcuni gruppi che magari hanno anche una storia molto importante. Certamente l'Imperial College è una eh, fatto da colleghi assolutamente autorevolissimi a livello globale che stanno facendo uno sforzo straordinario. Però io credo che. Eh, anche questo sforzo vada incluso nella scenario più ampio e l'atteggiamento che facciamo anche all'istituto eh, che per motivi istituzionali, lo ribadisco noi siamo l'organo tecnico scientifico del servizio sanitario nazionale, quindi quando usciamo con curve o modelli usciamo e sono molto solidi e su quello sono previsioni che molto verosimilmente si verificheranno dopodiché noi interagiamo con tutti questi modellisti, però ecco Credo, io lo vedo come una ricchezza, però anche come eh, una diversa missione e dovere del nostro istituto che, che deve eh, uscire e deve alimentare le scelte del comitato tecnico scientifico e del decisore politico con dei modelli il più possibile vicini a quello che si verificherà. E qui mi fermo, se vuoi. Sì, soltanto, soltanto una cosa, tanto per essere precisi: il valore del modello. E quando ci indica che cosa avverrà in assenza di, in assenza di azioni specifiche, in, az, in assenza di qualche cosa che possa modificarlo il modello. Quindi molto spesso si agisce con delle, delle azioni di contenimento, con le azioni rimediali, <coughs> presumendo che quel modello, in assenza di quelle, di quelle azioni, porti ad una, ad una realtà che non vogliamo vedere. Quindi molte delle azioni di contenimento vengono prese in base a questo. Poi è ovvio. È auspicabile, come è accaduto anche qui, che con le misure di, di isolamento sociale, di distanziamento, di, di quarantena, le previsioni siano state modificate, modificate in maniera drammatica, perché comunque abbiamo assistito ad una rapidità di, di diminuzione della casistica rispetto alle giornate precedenti che è, è molto chiara. Un'altra cosa da dire, e mi permetta, sulla mortalità. La mortalità è una delle cose più difficili da, da capire e da riuscire a inquadrare. Qui stiamo parlando comunque di numeri bassi, sicuramente in eccesso rispetto all'atteso, però non stiamo parlando di un impatto sul profilo di mortalità generale della, della Repubblica, perché i numeri sono quelli. Stiamo parlando di tassi di letalità che variano a seconda dei denominatori, per cui mi riaggancio a quanto ho detto prima. Uno studio della circolazione effettiva del virus in base al numero di immuni, in base al numero delle persone con anticorpi che sono venute a contatto col virus, ci potrà dire effettivamente qual è stato il tasso di letalità in Italia. Perché i numeri che vedete sono notevoli, ma sono notevoli rispetto a un denominatore che oggi è il numero di tamponi fatti. Quindi capite, è, va, va inquadrato diversamente. Dirò di più. Sarà interessante riuscire a capire in una proiezione a un anno e a due anni qual è stata l'alterazione della mortalità attesa e della eh, sopravvivenza attesa delle persone. Perché è possibile, mi scusi, termino il ragionamento, è possibile che ci sia stata un'accelerazione di mortalità che altrimenti sarebbe stata distribuita nel tempo. Come è stato detto e come è stato dimostrato dall'Istituto, ci sono dei cluster di età. E ci sono dei cluster, delle, delle aggregazioni di, di patologia, tale per cui queste persone sono estremamente vulnerabili e molto fragili. Se vuole, siamo andati indietro di qualche anno rispetto al progresso medico, il progresso medico che ha tenuto in vita, che ha permesso a queste persone di sopravvivere anche con condizioni di qualità della sopravvivenza. Improvvisamente, questo successo del sistema sanitario, delle cure, è stato azzerato da un'epidemia come questa. Non so se ho reso l'idea. Allora, eh, Angela Caponnetto Regnos. Buonasera. Allora, ehm, oggi abbiamo giustamente parlato, avete giustamente parlato, di quello che è il. Eh, commissario straordinario definisce munizioni, al di là de dei sistemi di protezione anche i tamponi sono, un sistema, eh, sono una munizione per potersi difendere preventivamente dal virus. Ieri invece abbiamo sentito il presidente eh, del Consiglio Superiore di Sanità che ha annunciato eh, sei studi clinici eh, su quelle che invece possono essere eh, può essere un'arma contro. Eh, il, il virus che ovviamente si fa preventivamente immaginando ipotizzando che già cominciamo a calare poi si può, ci si può forse vaccinare o comunque trovare eh, delle cure mh, contro il coronavirus voi come istituto e anche come OMS eh, come vedete questo tipo di, di studi clinici che si stanno affrontando c'è una possibilità di poter <coughs> affrontare in futuro non so in autunno nella prossima in un prossimo futuro affrontare il virus in maniera diversa, cioè preven prevenirlo. Grazie. Eh, grazie della domanda. Eh, credo che il professor Locatelli ieri sera sia stato molto esaustivo e spero e mi auguro di avere eh, presto in, tra noi anche il dottor Magrini che è il nuovo direttore dell'AIFA. Eh, devo dire che AIFA in questo senso è stata. AIFA per chi forse per la TV, insomma, è l'agenzia del farmaco italiana è stata molto tempestiva nel raccogliere le varie istanze, i vari disegni, le varie ipotesi di utilizzo di farmaci, di principi attivi per contrastare l'infezione e per fare in modo che chi contrae l'infezione e manifesta dei sintomi possa ridurne l'impatto clinico sostanzialmente. Quindi questo quando parliamo di farmaci parliamo soprattutto di un intervento una volta che ci sono manifestazioni cliniche. Eh, parallelamente AIFA sta anche autorizzando, sta studiando eh, trial su vaccini, però vuol dire il vaccino ci siamo detti, che prima di averlo disponibile ci vorranno mesi. Questo però vuol dire che comunque la ricerca italiana su questo c'è, eh, che eh, i nostri medici, i nostri ricercatori, i nostri centri di ricerca, i nostri IRCS, le nostre università, i nostri ospedali accademici sono attivissimamente eh, impegnati nel trovare le evidenze. E fa parte sempre di quel discorso che dice: Stiamo aprendo una strada, e quindi tra, tutti i trial, gli studi che noi facciamo, e, fra, e AIFA li sta coordinando, rendendoli anche trasparenti. Per cui voi li trovate, è un po' la politica di questo Paese che rendere i dati solidi, sempre trasparenti e accessibili a tutti. AIFA, anche in questo senso, è un altro esempio. Eh, mostrare in realtà, de, portare questo tipo di studi all'interno di. Eh, braccia dello studio che consentano di poter acquisire il dato e capire l'efficacia dei diversi principi attivi o delle diverse combinazioni o posologie nel contrastare l'infezione e nel contrastare le manifestazioni cliniche. Eh, quindi questo io credo sia un momento anche di, chiamiamolo, orgoglio del nostro Paese e dei nostri ricercatori che stanno veramente lavorando anche loro giorno e notte per disegnare studi, per fare ipotesi, per trovare delle soluzioni che ci consentano scientificamente con numeri solidi e con metodologie rigorosamente scientifici di capire quali strumenti servono e quali strumenti invece sono meno efficaci nel contrastare questa infezione. Io credo che Proprio in questa logica, i dati di questi trial che vengono continuamente inseriti, aggiornati, valutati, eh, saranno sicuramente una delle attenzioni maggiori che noi abbiamo, così come quella verso, come verso il vaccino, così come quella della diagnosi. Sono tutti, diciamo, eh, come lei ha giustamente detto, una serie di strumenti. Nessuno dei quali da solo può consentirci di vincere questa sfida, ma che se tutti assieme lavorano in maniera sinergica, ci danno quell'insieme di strumenti che ci consente e ci consentirà di essere efficaci nel contrasto all'infezione. Eh, dove... no. Allora l'ultima, e poi c'è una precisazione che chiede il collega di eh, Angelo Zaccone, del Riformista, e poi la precisazione di Bormioli. Buonasera. Buonasera, allora eh, il tema è morti a casa e morti nelle residenze, però lo introduco, lei adesso ha invocato professore il concetto di trasparenza che anche questa mattina il commissario straordinario dottore Arcuri ha esordito dicendo trasparenza, trasparenza, trasparenza e ha annunciato come sapete che da, questa, da ieri sera ha attivato un sistema per il monitoraggio eh, dei supporti eh, medici affinché qualsiasi cittadino, operatore possa avere cognizione se non che ho posto al dottor Alcuri la stessa domanda che ho posto anche al dottor Borrelli e di fatto entrambi hanno rimandato a voi, cioè all'Istituto Superiore, nel senso dicendo noi abbiamo e ribadisco esclusivamente le statistiche che arrivano dalle direzioni sanitarie delle regioni e sono afferenti esclusivamente ai diciamo, i deceduti in ospedale. Allora, è molto apprezzabile che mi consente di dire da cittadino, prima che da ricercatore o da giornalista, forse un po' tardivamente, che sia stata attivata, anche grazie all'azione del professor Palma, questa indagine nelle residenze sanitarie. Però ci sono dei dati che non, non, non mi quadrano e, e oltre ad essere giornalista, sono anche ricercatore sociale, c'è qualche numero che non quadra. Allora, lei mi corregga se sbaglio, ho preso nota eh, della, delle slide. Allora, Questa indagine è stata condotta eh, inviando un questionario a 2.256 residenze. Hanno risposto 236, che quindi sono meno del 10% del totale. Eh, in queste 2.256 residenze eh, vivono eh, circa 18.900 persone e coloro che hanno risposto, cioè soltanto un meno di un 10% di queste residenze, hanno dichiarato di aver registrato, immagino nelle ultime settimane, circa 1850 decessi, di cui voi avete attribuito, voi, cioè nel senso avete ovviamente le cartelle cliniche, insomma le metodologie diciamo, rituali, sì. soltanto 57 per Covid. Questo è quello che risulta nella tabella. Però il suo collega professor Locatelli ieri con eh, diciamo, franchezza, amarezza e con dolore, ha dichiarato candidamente che soltanto nella eh, provincia eh, di Bergamo nelle residenze sanitarie sono morte 600 persone per Covid. I due dati in qualche modo cozzano, certamente sono campioni diversi, eccetera, eccetera, però torno al quesito finale. Mi sono permesso di suggerire al Commissario straordinario, visto che anche la valutazione del picco e anche le previsioni statistiche dal punto di vista metodologico, se non si ha una cognizione accurata dell'intero universo, universo, in questo caso mi limito a parlare soltanto ovviamente dei decessi, non dei contagiati, perché altrimenti sarebbe come lei ci insegna complicatissimo. Come fate a costruire un modello predittivo e anche a dare suggerimento accurato al governo nel momento in cui manca una parte significativa e rilevante, probabilmente non centinaia soltanto parlando di Bergamo 600, ma se proiettiamo il dato a livello di stima del tutto anasometrico, a livello nazionale siamo nell'ordine di migliaia e migliaia di altri cittadini deceduti oltre i 10.000 che sono registrati nelle statistiche del Dipartimento della di Protezione Civile. Io mi sono permesso di suggerire al Commissario Arcuri di attivare una task force, formata anche da esperti, da statistici, da qualche sociologo magari, che consenta di costruire una rappresentazione del fenomeno più veritiera di quella che mi sembra di poter osservare. Voi ci state proponendo. Grazie. La ringrazio della domanda perché mi consente evidentemente di chiarire alcuni aspetti. Allora... Parto dall'indagine che abbiamo presentato. È vero, lei ha risposto un campione limitato, stiamo raccogliendo le altre risposte e quindi in realtà man mano che le aggiorniamo andremo avanti. La seconda cosa, questa è un'indagine, una survey, quindi in realtà il numero dei positivi sono quelli che ci hanno riferiti le strutture e quindi in realtà le strutture. Che abbiamo presentato non sono l'universo neanche un campione fatto in maniera statistica, ma sono quelli che hanno risposto. Ci pareva però importante condividere una focalizzazione su questo del motivo per cui l'abbiamo presentata. Abbiamo presentato anche il dato dicendo: è vero che sono 56 Covid positivi, ma abbiamo presentato anche le morti simili influenzali perché oggi non siamo in grado di farlo. Abbiamo detto prima in una seconda risposta che stiamo analizzando il dato di cui lei parla, perché in realtà l'altro modo per farlo è lavorare sulle schede Istat dei certificati di morte, siamo già attivi con l'Istat, grazie anche, rinnovo il ringraziamento al Presidente Blangiardo, per poter incrociare questi dati, perché quello è l'unico dato che poi ci consente di farlo io spero nei prossimi giorni li presenteremo in maniera completa, quindi eh, benvengano tutte le task force onestamente però credo che in questo momento i dati che noi abbiamo sempre precisato che i morti sono quelli che, 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 che vengono riportati alla protezione civile e anche che vengono riportati dal nostro sistema, sono morti eh, che vengono dichiarati, quindi la gran parte sono ospedalieri, una parte RSA, molto più, quasi, quasi pochissimi immagino quelli domiciliari, quelli andiamo a intercettare con le schede ISTAT. E lo stiamo facendo e quindi poi potremo fare anche una codifica. L'ho detto anche prima, siamo consapevoli che attualmente questo numero è una sottostima. Non siamo però in grado, di, io non mi sento di darle una dimensione della sottostima. Mi sento viceversa di assicurarle che nelle prossime giornate, con un'analisi precisa, con dati Istat, dati nostri, lo faremo. Sull'altro registro invece che stiamo facendo, sulla cartella clinica, è un'altra cosa separata, ci serve a capire in maniera più analitica, quindi quello non è, è un campione, ma quando abbiamo mille, duemila cartelle... Eh a quel punto il campione, se lei è ricercatore, sicuramente capisce che averne 10.000 non cambierà molto. Quindi i quadri clinici, i quadri diciamo, di, 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 di tipologia di paziente con un campione abbastanza numeroso come quello che stiamo raccogliendo, è già molto rappresentativo della realtà. Tornando quindi a rispondere alla sua domanda, eh, la ringrazio perché mi aiuta proprio a chiarire le strategie su cui stiamo lavorando. I dati che abbiamo presentato oggi sono un subcampione, ma che ci serviva, l'ho detto, a dire quelle sono strutture fragili e soprattutto serve, credo, a fare in modo che quelle parti del paese dove la circolazione è ancora limitata eh, pongano a, particolare attenzione a proteggere queste strutture. La finalità della presentazione era soprattutto quella. Sono, ovviamente soffrono di alcuni bias o degli errori sistematici. Uno, rispondono eh, le strutture. Eh, due, le strutture non sono, non sono campionate perché l'idea è di avere l'universo, quindi abbiamo preso i rispondenti. Non, quindi non sono necessariamente rappresentativi della realtà. Immagino che quelle strutture tipo Bergamo, Brescia, lodi dove hanno un sovraccarico enorme, probabilmente sono quelle che fanno anche più fatica a rispondere onestamente e hanno tutta la mia comprensione. <ride> Però questo non toglie il fatto che il messaggio che dobbiamo, e voglio ripetere e lanciare, quelle strutture sono strutture da proteggere soprattutto in quelle zone del paese dove, magari la, dove la circolazione fortunatamente è ancora limitata. La completezza della sottostima, credo di aver risposto prima a uno dei suoi colleghi, eh, la stiamo facendo, la stiamo com com completando insieme all'Istituto di Statistica, perché poi in realtà lei sa che il flusso uh, dei morti a livello domiciliare passa attraverso canali che non sono i canali, per cui dobbiamo mettere insieme canali diversi, ma il motivo per cui non diamo stime è il motivo per cui ho detto prima, noi parliamo quando abbiamo stime solide e su queste stime solide ci sentiamo di metterci la faccia. Permette un attimo Prego. Una, una piccola aggiunta a questo, mentre come diceva... Anzi, professor Borusaferro sono le risposte che si sono intanto ottenute e quindi diciamo hanno una loro omogeneità. Le RSA non è un campione mirato, le RSA sono fortemente disomogenee in numero nel, nel territorio nazionale. Praticamente il numero di RSA che abbiamo a nord è circa, per esempio, 6 volte quello che abbiamo a sud. Quindi in, in quel caso. L'elemento di maggiore incidenza che di altri dati che lei può aver sentito è anche dovuto al fatto che la distribuzione non è uniforme, mentre invece la distribuzione delle risposte, in quanto non campionata, aveva un'omogeneità di diffusione. Bene, grazie. E adesso Margherita De Bac, Corriere della Sera. Stava dimenticando Mirella, mi voleva far parlare. No. <ride> Siamo tutti epidemiologi, quindi seguiamo con attenzione il valore del R0. Ormai tutti sappiamo che cos'è. A che punto siamo in Italia? Poi c'è un valore nazionale o viene calcolato zona per zona? E poi dovremo scendere sotto 1, ma di quanto e in modo oh, con una certa durata nel tempo, immagino. E soprattutto si può sapere questo valore sopra l'1? Allora, i dati, eh, su questo sarà l'oggetto dell'approfondimento di venerdì, per cui venerdì... Decredi... No, 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 ma vi do anche qualche dato. <ride> eh, però vorremmo venerdì fare proprio una focalizzazione sul tema, come l'abbiamo fatta per oggi sul tema RSA, venerdì lo faremo specificamente su questa, su questa tematica. Noi stiamo, la, stiamo monitorizzando il valore di R0 o di RT se volete, ma insomma lasciamo, lasciamo, entriamo in questi dettagli e abbiamo segnali che ci stiamo avvicinando all'1. Dove vogliamo arrivare lo sappiamo a livello nazionale, ma come avete visto dal quadro epidemiologico è molto importante saperlo anche a livello regionale e su quello ci stiamo lavorando. Eh, in alcune regioni in questo momento, soprattutto dove la circolazione è elevata, lo stiamo monitorizzando, dove è più limitata eh, lo stiamo perfezionando perché ancora non è esattamente, cioè, abbiamo delle stime ma sono meno precise rispetto alle altre. Globalmente però sappiamo che ci stiamo avvicinando all'1. Eh, dove dobbiamo arrivare? Dobbiamo arrivare certamente sotto l'1. L'1 vuol dire che eh, non scompare, vuol dire che a un certo punto avremo una linea continua. Eh, ma questa linea continua a noi non, non accontenta, non ci basta, perché vuol dire vivere continuamente in emergenza. Quindi dovremo scendere sotto l'1. Eh, L'ideale è andare a 0, quando avremo 0, vuol dire che abbiamo risolto il problema. Probabilmente fino a quando non abbiamo il vaccino, andare a 0 è piuttosto difficile. Dovremo immaginare di convivere con dei valori di R0 stimabili intorno allo 0,5 o sotto lo 0,5, possibilmente sotto lo 0,5, diciamo così. E questa è un po' la sfida, perché se dovessimo invece rifare, se non, le misure che adotteremo non saranno sufficientemente, non saranno adatte a mantenere questo, o non si rivela, riveleranno, o non dovessero rivelarsi sufficienti, comporterà il fatto che la curva riparte e questo vuol dire risale sopra uno. Quindi l'obiettivo è andare sotto uno, l'obiettivo finale è andare a zero. Lo zero probabilmente lo raggiungeremo tra mesi, dovremo mantenerlo più vicino possibile sotto lo 0,5, diciamo così, tra 0,05, in qualche modo, eh, con delle misure efficaci eh, per, eh, per poter mantenere questo controllo. Uh, non so se le ho risposto, ma il venerdì prossimo eh, possiamo quindi fare una preview sostanzialmente: sì, faremo un focus poi... specifico su queste curve. Le ho detto che è vicino a uno? Sì, l'ha detto. Intorno a uno? Poi varia da regione a regione, ma diciamo che globalmente è intorno a uno. ha detto che è difficile calcolarlo dove c'è meno. No, dipende molto da dove, dove ci sono, ci stiamo, stiamo perfezionando anche alcuni dati per avere un dato solido. Ripeto, la nostra preoccupazione è quando abbiamo dei dati che siano solidi e predittivi in maniera solida, perché sennò rischiamo di magari. Dire oggi un dato che poi dobbiamo correggere perché non era sufficientemente solido. Quindi... Ok. Eh, sì, una precisazione soltanto del collega. Ma guardi, io quello che le posso dire è questo. Eh, noi stiamo lavorando come comitato tecnico scientifico per fare un'indagine a stretto giro di eh, chiamiamola siero di, di, di siero prevalenza poi di fatto, eh, e per avere una stima affidabile di questo. Per cui ci sono stime eh, come quelle dell'Imperial College, ci sono altre stime un po' più limitate. Eh, se le esprimessi oggi le esprimerei la mia opinione, io parlo anche come Presidente dell'istituto e quindi a nome di tutti i nostri ricercatori. Noi riteniamo che al di là delle nostre impressioni personali eh, sia molto importante, ma lo riteniamo come istituto, ma eh, siamo reduci da un incontro, c'era anche il dottor Guerra con anche gli altri colleghi della CTS che avere una stima in tempi molto veloci su un campione rappresentativo e significativo della popolazione sia molto importante per fare una stima reale su quello che lo stiamo realizzando e penso che nei prossimi giorni questo verrà realizzato e quindi questo ci consentirà anche di avere una, poterle rispondere in maniera più appropriata. Ad oggi dobbiamo accontentarci di modelli, peraltro molto autorevoli, peraltro molto validi. Eh, però modelli eh, che partono da assunti, come abbiamo detto, per cui modelli diversi potrebbero dare risultati diversi. Bene, io mi fermerei qui perché siamo andati Penso oltre. Che... Ringrazio. Ah. Giusto, giusto una precisazione su questo, perché sì. la stima è estremamente difficile come avete sentito, però ricordate anche una cosa per riprendere e reinquadrare la problematica. Eh, I colleghi cinesi ci hanno trasmesso, qualche num ci hanno trasmesso dei numeri in particolare il numero degli asintomatici a fronte dei sintomatici, dei clinicamente gravi e dei morti. Quindi ci hanno detto che eh, fatto 100 il numero dei contagiati, 80 non se ne accorgono neanche o hanno pochissimo sintomo. Quindi la, la, la valutazione eh, di seroprevalenza tende a identificare questi possibili 80 rispetto a quelli che hanno avuto una, una rilevanza clinica. E che poi hanno avuto un'ospedalizzazione Quindi, questo è il dato che stiamo cercando di validare. Bene, ringrazio il Dottor Guerra e anche il professor Palma di essere intervenuto. Ci vediamo venerdì. Grazie a tutti i colleghi. Eh, no, io Grazie. Grazie, gentilissimo. Non le stringo la mano no, perché no, c'è... E restiamo comunque in contatto anzi curiamolo. Di... Di... Ci manteniamo distanziati, Auguriamoci di incontrarci anche in situazioni migliori, ma se avremo altre occasioni per rapporto è, è sempre contatto. benvenuto certo. 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 Grazie certo. molte. Grazie a voi. Sì. Sì. mascherine. Guarda, non se ne è col hai visto anche che la dichiarazione.